Occupandomi di naturopatia Ayurveda da oltre 30 anni, fin dall'inizio ho sempre consigliato alle persone di bere acqua calda e limone al mattino e sono sempre state tutte contentissime degli effetti positivi. Se anche tu vuoi iniziare a farlo, o magari lo stai già facendo, voglio spiegarti come farlo nel modo ottimale e ti dirò tre motivi per cui fa bene e tre semplici trucchi per ottenere i migliori risultati. Vediamo subito perché fa bene. Primo motivo, il succo di limone è un ottimo alcalinizzante. Cosa vuol dire? I tessuti del nostro corpo possiedono un pH, che è il tasso di acidità o alcalinità, che si misura da 0 a 14. E la media è 7,40, che è il punto neutro, ma verso l'alcalino. Il valore del pH deve essere ottimale nei vari distretti del corpo per funzionare correttamente e restare in buona salute. Siccome stress, inquinamento, cibi raffinati, alcolici, fumo sono tutti elementi acidificanti, al corpo serve un costante apporto di minerali alcalini per contrastare e tamponare l'eccesso di acidità e rimanere in equilibrio, cioè in salute. E il limone è il re dei cibi alcalinizzanti. Per questo iniziare la giornata con acqua calda e succo di limone è il migliore investimento per una buona salute. Secondo motivo, durante la notte il corpo compie molti dei processi depurativi delle cellule. E al mattino l'organismo ha bisogno di liberarsi delle scorie prodotte. Ecco che acqua e limone vengono in nostro aiuto. L'acqua calda favorisce la depurazione, aiutando l'intestino ad attivarsi e a liberarsi fin dal mattino. Il limone, alcalinizzando, favorisce l'eliminazione delle tossine. Terzo motivo, il limone è ricco di vitamina C che sostiene il sistema immunitario e apporta energia. Siccome la vitamina C è termolabile, utilizzate acqua tiepida e non bollente. Sono più di 20 anni che consiglio questo rimedio e ho visto moltissime persone addirittura eliminare il caffè che consideravano indispensabile per partire alla mattina. Avreste mai detto che un rimedio così semplice abbia dei benefici così importanti? Eh già, in natura le cose più semplici sono quelle che funzionano meglio. Bene, adesso vediamo insieme i tre semplici trucchi per avere il massimo beneficio dal bere acqua e limone. Il trucco numero uno riguarda la nostra bocca. Ricordate quando vi ho spiegato che il corpo si depura durante la notte? Come risultato, al mattino sulla lingua abbiamo una leggera patina che tende al bianco. E si dice anche avere la bocca impastata, giusto? Ecco, queste sono le tossine che il corpo ha fatto risalire in modo che noi possiamo liberarcene attraverso la bocca. Ma se beviamo o mangiamo prima di aver pulito la bocca, ce le rimangiamo. Quindi al mattino, prima di tutto, usa il nettalingua o pulisci la lingua con un cucchiaino con cura e delicatezza. E poi bevi il tuo bicchiere di acqua calda e limone. Il trucco numero due è questo. Per aumentare il potere benefico di questo rimedio naturale si può aggiungere un cucchiaino di miele bio. Mi raccomando che sia biologico perché la lavorazione industriale tende a distruggere molte delle proprietà benefiche del miele. Allo stato naturale il miele è ricco di minerali facilmente assimilabili e di zuccheri naturali e così il vostro bicchiere di acqua calda, limone e miele diventa un super concentrato di energia con cui partire. Ed ecco il trucco numero 3, il tempo. Dopo aver bevuto il vostro bicchiere di acqua calda e limone, aspettate 10 minuti prima di fare colazione o di bere altro che non sia acqua. In questo modo date il tempo al corpo di assimilare i nutrienti, di idratarsi, di finire di depurarsi e di prepararsi a ricevere il cibo della colazione con cui iniziare la giornata nel miglior modo possibile. E in un prossimo video vi dirò qual è davvero la colazione ottimale per tutti. E se volete vederlo per primi, iscrivetevi al mio canale di Salute Naturale. Nel frattempo, buona acqua e limone a tutti!